Massimo, parlaci dell'amore per il gioco, ovvero la differenza tra l'amore per il gioco e l'aggressività negativa o inutile. È il suggerimento che ho trovato tra i commenti alla pillola 157 che accolgo con piacere, anche perché il sano divertimento è un mio cavallo di battaglia. Quando spiego la tecnica della bolla di energia, per esempio, dico che arrabbiarsi, essere aggressivi e in senso lato pensare a cose che non fanno parte del presente la fa scoppiare. Per conservarla integra per tutto il tempo necessario, occorre mantenere la calma e la fiducia, ovvero sia è fondamentale abbandonare la rabbia e il nervosismo e avere un atteggiamento sorridente e sereno, perché un atleta di qualunque livello gode di quel che fa. Non è forse vero che i praticanti delle discipline sportive più ricche e seguite sono dei giocatori? Giocatori di calcio, giocatori di rugby, giocatori di tennis, giocatori di golf? Che equilibrio deve crearsi dunque tra gioco e agonismo? Ne parliamo tra poco. Ciao, sono Massimo Binelli. Con la parola gioco si intende un'attività volontaria e divertente praticata a scopo ricreativo. Se tale attività è soggetta a regole rigide e obiettivi da conseguire, diventa competitiva e dunque si può ricondurre nell'ambito delle attività sportive. Sulla base di questa definizione si potrebbe pensare che soltanto i giocatori pratichino attività divertenti, mentre tutti gli altri sportivi, generalmente identificati con un nome che deriva dalla loro attività, pesista, velocista, maratoneta, tuffatore, tiratore, facciano tutto fuorché divertirsi. Ebbene, non è così, non può e non deve essere così, perché per diventare atleti vincenti la sofferenza deve sublimare in piacere e l'aggressività deve diventare sana cattiveria agonistica. E io ne so qualcosa. Quando ero giovane, e se vuoi saperne di più, leggi la mia biografia sportiva, trascorrevo tutto il tempo che non era dedicato allo studio in una palestra polverosa e rumorosa a sollevare bilancieri. A chi mi diceva: "Ma chi te lo fa fare? Esci con gli amici a divertirti." Rispondevo che per me sollevare pesi era un divertimento. Oggi, che sono diversamente giovane, dedico diverse ore alla settimana ad allenarmi su una pista di atletica, con il sole, con la pioggia e persino con la neve. È raro, ma è capitato. A chi mi dice: "Ma chi te lo fa fare a questa età?" rispondo che se non fosse un divertimento non lo farei nemmeno se mi pagassero. Con tutti gli atleti che hanno scelto di affrontare il mio percorso di sport coaching top, basato sul metodo Atleta Vincente, da cui è stato tratto il bestseller Atleta Vincente, nel corso della prima sessione parlo di dialogo interno, di pensiero positivo e di strategie per diventare dei vincenti. Una di queste, nel corso del tempo, è diventata la formula delle 5S. I miei coachee e i miei 4 o 5 lettori sanno che sono un amante delle formule. Sorridi e semplifica e il successo arriva senza sforzo. Un atleta vincente deve imparare a sorridere perché l'ambiente dove si allena non è un campo di lavori forzati, il teatro di gara non è un patibolo e la gioia interiore è una scelta consapevole. Un atleta vincente deve riuscire a semplificare, ovvero selezionare in modo consapevole soltanto ciò che apporta gioia, serenità, divertimento ed eliminare tutto il resto. Un atleta vincente deve essere capace di fare reset quando è il momento di sperimentare con tutti i sensi il qui e ora, per chiamare a raccolta tutte le sue risorse e lasciarsi andare oltre la soglia della fatica estrema e del dolore, per riuscire a tirare fuori il 100% delle proprie potenzialità in automatico, sapendo che soltanto in questo stato di grazia può giungere al successo senza sforzo. La competizione deve essere sana, improntata al miglioramento delle proprie prestazioni. Il risultato, non mi stancherò mai di ripeterlo, è una conseguenza della prestazione. Non può e non deve essere l'obiettivo principale, perché altrimenti la gara diventa una lotta sfrenata, finalizzata unicamente al voler dimostrare di essere più bravi degli altri, a discapito del gioco e del divertimento, e talvolta persino della lealtà sportiva. Gioco e sport quindi devono essere un connubio indissolubile a qualsiasi età.
Dobbiamo trasmettere ai bambini il messaggio che è importante giocare facendo sport e che si fa sport giocando, instaurando nuove relazioni, mettendo alla prova le proprie abilità per il piacere di migliorarle, non per umiliare un avversario. Anche in pista si è nemici, dai blocchi fino al filo di lana, che come amo ripetere spesso non esiste più da un secolo ma è sempre un'immagine suggestiva, ma si torna ad essere amici dal traguardo in poi. Un vero campione non mortifica mai un avversario, anche se è il suo peggior nemico. Di contro non si sente mai in colpa se gli soffia la vittoria all'ultimo tuffo, anche se quell'avversario è il suo migliore amico. È la legge della competizione, all'ultimo sangue, ma sempre leale. Se vinci tu, stringi la mano al primo degli sconfitti e gli dici: stavolta ho vinto io, ma la prossima volta potrai rifarti. Se sei tu il primo degli sconfitti, vai a stringere la mano al vincitore e digli sorridendo: bravo, questa volta hai vinto tu, ma la prossima volta ce la metterò tutta per batterti. È questo lo spirito di una competizione sana e mai fine a se stessa. Una competizione che comunque vada ti fa vivere sensazioni profonde, ti fa capire che per migliorare occorre faticare, sudare e soffrire. Ma come dicevo, per un vero atleta vincente si tratta di fatica, sudore e sofferenza che si trasformano in emozioni intense e durature. Se invece finisci ogni allenamento con il ghigno che aveva Mike Tyson quando ha strappato un pezzo di orecchio a Evander Holyfield, se l'agonismo ti logora e spezzi più racchette di John McEnroe, se quando arrivi secondo vorresti uccidere chi ti ha battuto, allora contattami e partiamo dalla prima delle 5S. Visita il sito massimobinelli.it, inserisci il tuo nome e la tua email più importante per ricevere subito la mia guida per la tua crescita personale. Sempre all'interno del mio sito puoi visitare la sezione risorse gratuite, dove puoi scaricare materiale molto utile per iniziare a dare una svolta alla tua vita, e trovi tutti i link nella descrizione. Infine, se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un commento, rivolgermi una domanda o suggerirmi argomenti di tuo interesse da trattare in una pillola di coaching. Alla prossima, ciao!